Oggi siamo qui con Roberto Sorrenti, direttore di ELIS Digital University. Roberto, che cos'è la Digital University? Ecco, diciamo, è una cosa particolare, come un'università un po' speciale. Da una parte c'è il Politecnico di Milano, quindi gli studenti fanno l'università come farebbero qui a Milano. E dall'altra c'è invece un consorzio di imprese che gli dà la possibilità di approfondire i temi industriali che in questo momento sono necessari nel mondo del lavoro. Quindi la fusione di queste due cose, università e mondo industriale, poi costituiscono un'università che prepara le persone ad essere pronti poi a entrare nei processi produttivi. Tra l'altro la parte diciamo più legata alle imprese è costituita da un consorzio dove SAS è uno dei partner, ma ce ne sono tanta, quindi da Enel a Eni o le Poste, le Ferrovie, quindi tante imprese grandi che possono in un certo senso indirizzare verso le professioni del futuro. Ecco, il progetto Open Connected City, che è un progetto che nasce per dare servizi ai cittadini in ottica di Smart City. Mm-hmm. In che cosa consiste? Mi puoi raccontare brevemente? Ecco, effettivamente tante imprese, ma anche tanti di noi, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di semplificare anche il nostro modo di vivere nelle città, in particolare le grandi città, no? Le metropoli, dove il tempo è proprio un fattore critico, quindi ognuno di noi vorrebbe perdere meno tempo nel fare le cose. E una delle cose, per esempio, su cui abbiamo pensato di lavorare è semplificare la vita al cittadino quando deve trovare il suo parcheggio. Invece di doverlo cercare prima utilizzando dei metodi che si chiamano di image recognition, quindi diciamo con delle telecamere riesco a vedere se ci sono dei posti liberi o occupati, posso in un certo senso avere già visibilità prima di arrivare che c'è un posto libero per Fantastico. Me. Ok? Addirittura poterlo prenotare, no? È un sogno, in particolare a Roma è proprio, diciamo, sarebbe un miracolo, direi. Ecco, quindi questa è una parte. Poi un'altra cosa che invece è stata carina studiare è capire gli stili di guida delle persone, no? Quali sono gli stili di guida? E sulla base di questo poter vedere anche, per esempio, se le nuove macchine elettriche, quanta autonomia avranno, no? Ad oggi è un po' difficile stimare in maniera precisa l'autonomia della macchina elettrica, però con la macchina a benzina o le altre puoi andare al distributore vicino. Con la macchina elettrica, se non stimi bene quanti chilometri hai a disposizione, rimani in mezzo alla strada. Quindi, sulla base degli stili di guida, avere un'accuratezza maggiore di quale sarà la tua autonomia con la macchina elettrica. Questa è un'altra delle cose che abbiamo studiato durante questo progetto. Quindi abbiamo dovuto coinvolgere anche tante aziende per fare questa cosa bene. Appunto, questo coinvolgimento di cui tu ci stai raccontando dei diversi stakeholders, come è avvenuto? Come ci siete riusciti? Allora, credo che la cosa che ha funzionato di più è proporre alle aziende di lavorare con dei giovani nativi digitali, quindi studenti che fanno l'università. In realtà, oltre agli studenti, c'erano anche dei dottorandi che hanno dato un po' la mano agli studenti più giovani. Quindi queste aziende sono state più sensibilizzate, dice voglio fare un progetto con i giovani nativi digitali. Allo stesso tempo il consorzio è come se fosse l'alveo più adatto, no? Mm-hmm. Tante aziende già cooperano tra di loro per formare e fare innovazione, quindi proporre loro di collaborare per migliorare la vita dei cittadini è stato facile. Non nascondo però che poi nel fare le cose operative, quindi dammi i dati della macchina, capisci effettivamente dove mettere le telecamere, chi mettere le telecamere, cioè ci è voluto un po', però alla fine siamo adesso pronti, fra pochi giorni faremo lo showcase, cioè faremo vedere in maniera pratica come usare il servizio. Cioè si potrà proprio salire sulla macchina e fare la prova. Bellissimo. Quindi diciamo questo sarà il vero risultato. Senti, un'ultima domanda. Mi dai una definizione, la tua definizione di analytics? Allora, e credo che gli analytics, in generale diciamo anche tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, sia qualcosa a supporto dell'uomo. Consente all'uomo di avere diciamo un supporto nelle decisioni che deve prendere, no?
Quindi nemmeno bisogna avere paura del data analytics o dell'intelligenza artificiale, perché è sempre generata dall'intelligenza umana, ok? Però è vero che invece oggi, anche per quello che dicevo prima, noi dobbiamo prendere delle decisioni a volte molto rapidamente, il supporto che possono dare le analisi dei dati, le predizioni, ma anche in un certo senso delle un po' idee su quello che devo fare, no? Anche negli acquisti, nella vita di tutti i giorni, è un grande aiuto. Grazie. Prego. Grazie.